Ma come non parla per mano vostra? Non sapete fare niente! Prova scusate! Ma sapete fare solo niente! Amore, sono a casa. Oh, ciao! Io mi chiamo Sidney e benvenuto sul mio canale, Sid sul tubo! In questo momento sto pulendo il mio appartamento perché le commentatrici su uno degli ultimi video si sono affannate a dirmi che la mia casa fa schifo perché è tenuta male, sporca e in disordine. Per questo oggi vieni con me e ti faccio vedere come essere una donna emancipata e godersi la vita. Io non ho nemmeno il tempo di prepararmi le cose che devo dire in video. Perché innanzitutto seguo il principio che rem tenes verba sequentur. E seconda cosa, io una volta quando ero single, vieni con me, una volta quando ero single, il mio appartamento era relativamente in ordine, anche se ci passavo poco tempo, cioè c'è stato un periodo in cui io tornavo a casa soltanto per dormire. Adesso scandalizzati perché mia figlia, come ben vedi, dorme per terra. E io tante cose non le tengo in ordine perché mi tocca tenere il pavimento pulito, perché mia figlia dorme per terra. E mia figlia dorme per terra perché anche lei sarà una donna emancipata, così può uscire e entrare nel suo lettino quando le pare. Una volta io non avevo una figlia, ero single e anche lì avevo una vita anche abbastanza triste perché ero una donna emancipata ma senza una vita sociale, lavoravo soltanto, quindi ci sono stati circa 2 anni della mia vita in cui io avevo un appartamento e potevo anche permettermi di tenerlo in ordine perché non c'era nessun altro con cui condividere questo appartamento. Il letto è in queste condizioni. Scusate, queste sono delle mutande. Il letto è in queste condizioni perché, innanzitutto, è l'unico letto della casa e ci buttiamo sopra per giocare con la bambina e cose. Ogni tanto lo usiamo anche per fare altre cose. Quindi adesso lo sistemiamo perché altrimenti poi ci dobbiamo vergognare. Viene la polizia di YouTube e viene a controllare se le mie lenzuola sono state cambiate con regolarità, se ci sono cimici dei letti. Non ci sono, non vi preoccupate. Mamma, non ti preoccupare, le cimici dei letti non ce le ho. Poi vengono a controllare se uso regolarmente un copriletto. Fu così che giunsero a questo momento importante, ma importante per la donna è anche la scelta del corredo. Ed è proprio qui che può dimostrare i suoi gusti raffinati scegliendo la biancheria Zucchi. Poi a chi volevo dire? Quelli che hanno detto: oh, però non è così piccolo. Dice: guarda, io cosa faccio per fare il letto? Mi devo infilare tra la culletta e il letto. E dice: ma come mai sei andata in Russia a vivere in una topaia? Io sono andata in Russia perché sono una persona curiosa di conoscere il mondo, perché sono una donna emancipata. Perché se io non fossi una donna emancipata, vivrei nell'illusione che mi rende emancipata il semplice fatto di avere un lavoro e di portare uno stipendio a casa. Però ci si emancipa in tanti modi diversi e conoscere il mondo e capire quali sono le proprie priorità è un modo di emanciparsi. Amore, senti, ma io qua non è che devo fare tutto io. Ho lavato i panni, che vabbè, li ho lavati la lavatrice, che è gay, guardate questa cosa in un altro video. Mo' io con tutte le cose che ho da fare, li devo pure mettere nei cassetti. Toh. Se a noi donne succede di sbagliare, poi sappiamo farci perdonare. La maniera giusta è una sola, prender l'uomo, l'uomo per la gola. Una donna emancipata merita un uomo emancipato. Yes. Nella mia famiglia si usava dire che i panni sporchi si lavano in famiglia. Però, siccome ci dobbiamo vergognare, la nostra famiglia siete voi. Ridi, Anton, ridi. Qualcuna delle commentatrici, che non so in quale secolo vive, ha detto che le fa senso che mio marito cucina e io faccio i video. Ciao 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 ciao, ce ne andiamo a lavorare. Ciao 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 ciao, stiamo in casa ad aspettare. Se io dovessi sempre fare tutto, non farei i video. Mia figlia mangia nel seggiolone, quindi sporca tutto, sporca il pavimento.
tocca pulire 3 volte al giorno. E io in tutto questo, sì, sto a casa con la bambina, però non sto solo a casa con la bambina. Riesco anche a lavorare, faccio delle lezioni online, vado a fare un po' di dialect coaching in uno studio di doppiaggio. Poi che faccio più? Ah, faccio spettacoli teatrali, questo sempre mi coordino insieme al marito, a tutto il resto della famiglia. Marito, tu in tutto ciò vuoi fare qualcosa al posto di filmarmi? Non ti vergogni che la tua casa è un cesso? Come diceva la mia nonna, la buon'anima, una volta che avevamo 13 anni e scoprì che non eravamo molto brave a pelare le patate. Ma che vanno a parlare, mamma vostra? Non sapete fare niente. Povo scusate, mi sapete fare solo le pugne. Io poi nella mia casa, siccome ho tante belle cose da fare, oltre a tenerla pulita, pulisco con il panno Swiffer. Polvere, punto doppio. Polvere? Il rimedio migliore contro la polvere è Swiffer. Scopa. Scopa? No, 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 no. E nel frattempo... Che stai facendo, Toshio? Sto cercando di pulire il bagno, ma questa cosa qua mi sa che non funziona. Vedi una connessione tra il tuo essere in possesso di un pene e il pulire il bagno? What? Io, siccome sono una donna emancipata, ho capito che per avere la casa ideale, ordinata e pulita in maniera ideale, ed essere sempre depilata. Poi il regista mi fa: sai fare la ruota? La ruota? Proprio oggi che mi sono arrivate. Dovrei stare da sola e dovrei rinunciare ad altre cose che per me sono prioritarie. Ma siccome io non vivo da sola, devo fare... non solo non vivo da sola, ma ho una vita molto interessante e molto intensa, piena di lavori diversi, di impegni diversi. Se io voglio essere felice, ogni tanto devo chiudere un occhio su quelle cose che non sono proprio perfette, ma che non sono nemmeno indispensabili alla felicità. Vieni, 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 vieni. Questa è la nostra postazione di lavoro, perché in questa casa purtroppo non possiamo avere 2 postazioni di lavoro separate. Perché sono emancipata, io metto in ordine le mie cose e metto in ordine le cose delle persone che vivono con me solo se non lo possono fare da soli o so che avranno piacere se io gliele metto in ordine, ma se non so dove metterle, non so perché sono nel posto in cui sono, io non le tocco e non mi lamento, perché ci sono cose più importanti nella mia vita. Oggi in casa pulisco il lampadario, non è certo un lavoro straordinario, è un piacere se penso a mio marito, che al ritorno lo troverà pulito. Il fatto che io sono femmina non deve condizionarmi, così tanto perché essere femmina è solo una delle parti della mia identità e forse nemmeno la parte più grande. E a tutte le ragazze, a tutte le donne che si fanno male di seghe mentali sull'emancipazione, magari hanno anche ragione, a tutte quelle persone che pensano che il mondo cambierà e gli uomini e le donne cominceranno a rispettare le donne perché abbiamo parole come femminicidio o perché mettiamo gli asterischi in fine di parola, vorrei dire che secondo me queste sono un po' baggianate. Io comincerei da non guardare la vita delle altre donne e dire loro che dovrebbero vergognarsi perché la loro casa non è in ordine o perché magari sono uscite senza truccarsi o perché magari non si sono depilate o perché hanno messo un po' di ciccia o perché non vivono come piacerebbe a noi per farci stare tranquilli nelle nostre certezze. E vorrei dire a tutte queste donne che se veramente siete emancipate non ve ne frega di quello che gli altri pensano di voi, e se ci sono cose più interessanti da fare che, non lo so,
pulire il bagno 2 volte alla settimana, tenere il letto non solo rifatto ma in forma impeccabile per ospiti che magari non arriveranno, correre dietro a vostro marito urlando perché ha lasciato una cosa fuori posto, anche se magari non è che vivete in un tugurio. Magari anziché fare tutte queste cose per apparire belle a qualcuno, potreste dedicarvi a voi stessi. E anche tu ti vergogni di avere le smagliature, di aver messo su un po' di ciccia, di uscire fuori senza truccarti o di non avere il bagno pulito al 100%. Condividi questo video con una persona che si vergogna o che pensa che se non sei una perfetta massaia di una pubblicità americana degli anni 50 dovresti vergognarti. Ciao!